WISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti, a Venezia per l'Assemblea regionale. Parola d'ordine, inclusione. Lo sport alla portata anche dei disabili. È il più importante ente di promozione sportiva italiano e in Veneto conta il numero maggiore di iscritti. Parliamo della WISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti. Ieri a Venezia si è svolta l'Assemblea regionale per rieleggere le cariche associative, ma è stata anche l'occasione per fare il punto sulle strategie per il futuro. Ce ne parla Davide Calimani. La WISP dichiara guerra alla sedentarietà. L'Unione Italiana Sport per Tutti, alla luce delle ultime statistiche che fotografano i veneti come un popolo sempre meno attivo, elabora nuove strategie per promuovere l'attività fisica, soprattutto tra i più giovani. Il progetto Indisciplinati, ad esempio, mira a ad offrire numerose pratiche divertenti per i ragazzi per potersi muovere regolarmente, molto intense dal punto di vista fisico, ma anche particolarmente significative per numerosi aspetti, diciamo così, relazionali, di socializzazione, tipiche del periodo adolescenziale. Sull'isola di San Giorgio a Venezia, nella sede della Compagnia della Vela, il 10° congresso regionale della WISP. Si eleggono i nuovi dirigenti, occasione per fare il punto della situazione. Claudia Rutka, presidente uscente, è stata rieletta. Abbiamo chiuso il tesseramento del 2015-2016 con 60.000 tesserati, 800, più di 800 società nel Veneto. E quindi siamo indubbiamente molto contenti. E tra gli obiettivi della WISP per il prossimo futuro, quello di includere sempre più persone nelle attività sportive. Uno dei valori della WISP è sicuramente l'inclusione della persona con disabilità all'interno dei corsi dello sport, proprio per rendere ed esprimere il concetto di sport per tutti il più completo possibile. Cito la Danceability come effettivamente una delle discipline più inclusive, perché le persone disabili e normodotate lavorano insieme. E adesso dallo sport amatoriale per tutti a quello agonistico, a cominciare dal calcio con